Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo videocommento. Torniamo un po' indietro nel tempo di 92 anni, sì, nel 1929 al torneo di Carlsbad in Repubblica Ceca, dove si affrontarono i più grandi campioni del tempo, ad eccezione forse di Lasker e Aliehin. Aliehin che comunque andò in loco anche per... Eh, fare una specie di servizio giornalistico e quindi è presente per esempio nelle foto. Ad ogni modo i contendenti eh, non hanno tanto bisogno di presentazione, specialmente Capablanca che eh, sappiamo campione del mondo fino a poco tempo prima e anche l'autotono Karel Treibal, un grande campione del loco. Ma vediamo cosa hanno combinato sulla scacchiera. questa partita capablanca gioca con il bianco neanche a farla apposta e cade il con il nero si inizia con D4, D5, C4 quindi un gambetto di donna C6, si entra nella difesa slava a proteggere il pedone centrale cavallo F3, sviluppo E6, struttura semislava con questo cuneo di pedoni molto forte forte la presenza del pedone D5 sorretto da ben due dei suoi compari alfere G5, ecco questa non è una delle mosse più comuni si porta l'alfere fuori Qual è lo scopo del bianco? Quello in questo caso di attaccare la donna, anche se il nero può reagire in mille altri modi eh, per rispondere a questa iniziativa, può anche semplicemente. Portare fuori il cavallo. qua Trabal sceglie viceversa di giocare alfere 7, che è eh, la risposta un po' più efficace, nel senso che porta comunque un contrattacco immediato al pezzo bianco impertinente. Ora, forse questo era proprio quello che voleva eh, Capablanca, in realtà, perché decide di schiantare l'alfere su E7, giusto per cambiare subito gli alferi campo scuro. Questa può essere un'idea abbastanza piacevole perché nella struttura semislava il nero tende ad avere tutti i pedoni su case chiare. Quindi, fare fuori l'alfiere campo scuro, che è l'unico tra i due che potrà facilmente scorazzare, almeno all'inizio partita, in mezzo ai pedoni. Eh, può essere un vantaggio strategico che in questo caso compensa il fatto che il bianco abbia eh, usato due mosse per buttare via praticamente l'alfiere sull'alfiere avversario. Comunque, si prosegue con cavallo BD2, quindi Capablanca va a difendere il pedone C4 e si prepara sempre col sostegno del cavallo, eventualmente in seguito a giocare anche la spinta E4. Quindi, se il nero prova a catturare questo pedone, poi il bianco avrà anche il vantaggio di poter portare con piuttosto, eh, insomma una manovra piuttosto semplice l'altro pedone al centro. Ecco che quindi il nero gioca F5, quindi proprio per stoppare l'eventuale E4 da parte del bianco. Una manovra di questo genere però eh, crea qualche debolezza alla lunga perché intanto questo pedone rimane arretrato, il pedone e del nero. Oltretutto pure la casa E5 diventa un buon avamposto per i cavalli, soprattutto che ora il nero non ha neanche più l'alfiere campo scuro, sarà un pochino più difficile riuscire a rintuzzare i cavalli su questa casa. Comunque, spinta E3, si dà aria all'alfiere campo chiaro. Cavallo di 7, già il nero comincia a bloccare l'ingresso su E5, però notate ancora questa alfiere campo chiaro che dovrà spendere un po' di tempo a capire cosa fare da grande con tutti questi peloni bianchi, insomma su case chiare che gli impediscono il movimento. Alfiere di 3, ancora sviluppo, cavallo H6. Ok. Questa non è proprio la casa naturale per il cavallo che è sul bordo, però eh, l'idea è quella comunque di portare f 7 In questo modo ora il nero può arroccare in fretta e comunque potrà avere un altro pezzo a difendere la casa E5. E ora è tempo di arroccare per entrambi. Dopodiché, Donna C2, quindi il bianco comincia a fare pressione in diretta su h7 questo pedone quindi nonostante sia sorretto dalla torre avrà un po' meno voglia di essere spinto per fare spazio alla torre proprio perché altrimenti lascerebbe questo pedone sotto eh, comunque il nero prova a difendere con g6 quindi risolidifica la posizione eventualmente potrà spingere questo pedone ora ancora un altro pedone su casa chiara per il nero quest'alfiere comincia a sentirsi davvero un po' trascurato torre ab1 quindi capablanca eventualmente si prepara a portare un assalto con i pedoni sull'ala di donna e si prosegue con cavallo F6 quindi intanto allora, il nero non ha più da, te da temere cavallo f 5 perché potrà portare il cavallone F7 comunque questo porta un cavallo in attacco e eventualmente potrà sfruttare anche un avamposto su E4 nonostante sia per il bianco più facile da difendere perché prima o poi potrebbe spingere F3 e sloggiare qualsiasi equino su questo avamposto Cavallo f 5, quindi subito si fionda in questa casa e cavallo f7 il nero si appresta eventualmente a cambiarlo, quando fosse necessario. Ora qui ci sono varie idee, si potrebbe anche sostenere con un altro cavallo, con cavallo f3, però Cavallo Blanca sceglie di avanzare prima il primo f4, dopodiché poi magari dopo potrà piazzarci pure il cavallo. Ora, un'altra alternativa poteva essere addirittura cambiare subito perché qui si costringe un pezzo forte nero a prendere su F7, per esempio eh, torre per F7. Dopodiché, cavallo F3 minaccia di rientrare in questa casa con un attacco su un pezzo, quindi il nero dovrebbe perdere un tempo. Qui deve decidere quindi, se riportare il cavallo indietro per bloccare questa iniziativa oppure perdere un tempo dopo. In ogni caso, il nero ha un piccolo svantaggio strategico. Però comunque la spinta F4 è lo stesso buona, anche perché qui se il nero prova a prendere il cavallo, segue D per E o anche F per E, probabilmente D per E è più buona perché si apre un po' il centro, soprattutto c'è possibilità di far fuoco su questa diagonale. Eh, di ora qui il nero ha il cavallo sotto, lo può piazzare su E4 per non stare a ritirarlo troppo in difesa, quindi mantenere un certo profilo strategico d'attacco. Però il cavallo può venire cambiato subito. Dopo, per esempio, F per E che comunque tenta di mantenere una certa struttura di un'isola sola dei pedoni neri che si difendono meglio a vicenda. C'è alfiere E2, e comunque il bianco ha piuttosto buona mobilità per Alfiere, Mentre i problemi dell'alfiere, della sua controparte, eh, del nero, eh, chiaramente non sono risolti. Ok, quindi sulla spinta F4 non viene cambiato il cavallo, ma si gioca al fiere di 7 Quindi comincia forse un lungo viaggio che lo porterà o a riciclarsi sul lato di re, però magari questo pedone prima avrebbe capito come fare a spingerlo con successo, senza troppo eh, togliere difese al re nero, oppure con la spinta di questo pedone C e quindi svilupparsi sul lato di donna. Comunque, capablanca gioca cavallo F eh, <coughs> di F3. Quindi si appresta a sostenere il cavallo con un altro cavallo. Ora, se qui effettivamente si giocasse C5, cosa non giocata in partita, per aprire l'alfiere campo chiaro, seguirebbe prima cavallo per F7, dopo torre per, c'è cioè cavallo 5 anche qui il cavallo entra nell'avamposto con una mossa eh, che guadagna tempo, perché la, ora il nero dovrà spostare la torre, per esempio torre f 8 e ora dopo D per C, il problema è che eh, il nero qui può decidere o di prendere questo pedone o di prendere il pedone C. però probabilmente la migliore è donna per, perché eh, almeno contraattacca su E3. Ma dopo donna D2, il fatto è che ora, anche se il nero riesce a risolvere i problemi sulla casa C4, poi il bianco potrà entrare di torre e guadagnare tempi o comunque mettere in difficoltà la forte donna nera che si troverà probabilmente attaccata. Quindi viene scelta un'altra idea con torre F di 8, magari il nero prova a spostarsi su questa colonna che magari si potrebbe aprire dopo la cattura, quindi rendere un pochino più um, plausibile il fatto che il nero possa catturare il C4. Però spinta B4, ancora una volta cerca di dissuadere il nero a spingere C5 e comunque guadagna spazio sul lato di donna. Ora qui um, si poteva tentare forse anche cavallo per e5 sempre con l'idea di rendere insomma inattivare il cavallo sull'avamposto però c'è cavallo comunque per e5 e a questo punto dopo d per c c'è comunque alfiere per e questo indebolisce notevolmente questa diagonale questo pedone retrato diventa un po' problematico difenderlo per il nero quindi in realtà l'apertura di questa colonna ancora non è che sia un argomento eh, plausibile per il nero. Comunque, alfiere 8, si porta la torre direttamente a battere sul pedone, in modo che magari se la colonna diviene semi-aperta, poi potrà essere attivata più velocemente. Torre fc1, quindi il bianco si ripropone viceversa di attaccare sulla colonna c. E ora si prosegue con a6. Ok, anche questa è una manovra che... In qualche modo tende a bloccare l'avanzata di questo pedone e eventualmente la lunga potrebbe anche favorire un'apertura della colonna per la torre A8. E qua Capablanca gioca donna F2 provando a riportare un po' l'attacco sull'ala di Re a cui ehm, Treibal decide di eh, cambiare il cavallo al centro, cavallo per il 5 e poi cavallo di 7 come previsto. Cerca nuovamente di far fuori il pezzo più potente del bianco, Capablanca, però per il momento lo ritira e lo porta in F3. Magari con l'idea anche di poterlo girare per un attacco più diretto al re avversario, almeno finché c'è la minaccia del cavallo D7. Ok, si prosegue con Torre dc 8 E Nero eventualmente dice se. C per D, almeno mi apro la colonna e poi respiro un po'. Ovviamente, questa è una manovra che Capablanca non farà mai perché, tra le altre cose, libererebbe la via per l'alfiere campochiaro avversario. Eh, in alternativa, si poteva pensare che il Nero potesse avere l'idea di eh, cercare di aprire la via per questa torre, per esempio spingendo su B5, che avrebbe forzato una qualche manovra. Eh, probabilmente la spinta C5 per cercare di mantenere anche questa alfiera il più chiuso possibile. Qui uno potrebbe pensare, vabbè, con la spinta A5, magari poi eh, faccio A per B e attivo l'attore sulla colonna A. In realtà il bianco può rispondere con A4, nonostante qui ci siano due possibili catture che può fare il nero. Entrambe non sono granché, per esempio, subito aprirsi la colonna non va bene perché c'è A per B. Ora, qui ci sono due attacchi, quindi alla fine della fiera. Il nero perderà eh, fondamentalmente un pedone, e tra l'altro un pedone peso perché è un pedone passato protetto. Eh, alternativamente, se invece di A per B si fosse giocato B per A, allo stesso modo c'è donna 2. E ora è difficile difendere questi due pedoni. Ok, quello che può fare è farne fuori un altro, però viene preso di torre, dopodiché ancora questo non avrà futuro e di fatto è il bianco essere un po' messo meglio come eh, posizione perché ha più facile accesso ai pezzi forti su queste colonne comunque niente di tutto ciò viene giocata la mossa più conservativa come avevo detto torre di c8 e si prosegue con la spinta c5 quindi chiaramente capablanca se ne frega di aprire la colonna vuole tenere questa alfera il più chiuso possibile gioca c5 tra l'altro mette in imbarazzo un po tutti i pezzi del nero e ora diventa anche improbabile questa spinta, qualsiasi essa sia, perché poi il bianco cambia e rimane questo pedone arretrato del nero che sarà difficile da difendere. Eh, L'altra alternativa di giocare a 5, qui non ha tanto futuro perché il bianco prende e si trova con la torre già su colonna petta attaccando il pedone indifeso. Ok, si può provare a difendere, però eh, c'è pure questa spinta e in caso di cattura, torre per. Dopodiché viene fatto fuori il pedone, e chiaramente anche qui il bianco guadagna un pedone, non è cosa da farsi per il nero e quindi prova a riciclare il cavallo, magari da F6 può andare sia in G4 che in E4, lascia per un attimo questa casa libera, ancora non ci si infila, l'equino bianco però prima gioca a 4, quello che vuole ottenere sembra è una chiusura totale pure del lato di donna o qualcosa del genere. Alla fine dei conti ora ormai il nero ha abbastanza chiara l'idea che ehm, la sua posizione è strategicamente un po' compromessa, soprattutto non c'è grosso futuro per questa alfere campo chiaro che non si capisce come potrà avanzare oltre la linea dei propri pedoni. L'unica potrebbe essere fare questa spinta, ma al momento per ora comporterebbe a parte che è impresa, ma anche se si riuscisse a sostenere con la spinta H6 magari permetterebbe al bianco di fare entrare qualche pezzo di troppo in attacco per cui intanto viene giocata a cavallo G4 da parte del nero guarda un tempo sulla donna, attacca pure E3 però la donna lo difende senza grossi problemi e cavallo H6 sempre con l'idea eventualmente di ritornare a rintuzzare il cavallo in E5 e tuttavia tutte queste sono manovre che non impenseriscono il bianco che mantiene comunque grazie alla struttura pedonale un grosso vantaggio sull'avversario di spazio ok come se non bastasse qua si spinge pure h3 per non far più tornare in mente al cavallo di venire in g4 e comunque cavallo f7 ok la spinta h3 serve anche per eh, dare difesa alla spinta g4 ora se qui f per g4 h per g4 e poi semplicemente spostato il re il bianco avrà accesso rapido con tutti questi pezzi sulla colonna h quindi potrebbe essere un grosso problema per l'avversario viceversa il nero è po tarpato da tutti questi pezzi che ha in mezzo e difficilmente potranno arrivare a difendere in tempo per cui prima cosa al fredd 7 si comincia a aprire la via per le torri in vista di una possibile apertura però questo lascia un tempo in più al bianco per l'attacco e capablanca giocatore c2 quindi ora si prepara a portare direttamente una torre su h2 e magari quell'altra Potrebbe andare in H1 dopo che si sarà spostato il re. Ok, re H8, il nero prova qui a deviare un po' la situazione, provando a cercare di porre le torri sulla colonna G. Ora, è vero, il problema è che qui il nero rimane un po' bloccato sulla colonna H, però se si aprisse la colonna G, chiaramente il nero avrebbe gioco veloce a portare le proprie torri anche dall'altra parte della scacchiera. Per cui, torre G2 si prova già a contrapporre, torre G8, mossa di conseguenza logica. E ora ancora una volta Cavalolanca fa una mossa per chiudere, una spinta G5. Quindi, ok, Nero ha durato un monte di fatica per portare le torri qui, però si trova il pedone bloccato. E D'altra parte, ora anche Re per togliersi di mezzo va a perdere dei tempi, quindi rallentata ulteriormente la posizione del Nero, che non si può neanche permettere di giocare la spinta H6, perché dopo G per H6 il bianco si trova con la torre pronta sull'attacco del pedone arretrato dell'avversario che okay, cavallo per h6 recupera il pedone però dopo cavallo è 5 qua eh, tutti i pezzi del bianco montano in attacco si può giocare alfiere 8 per difendere l'alfiere e difendere il pedone però torre bb2 ora eh, il bianco facilmente ha un attacco che monta in modo piuttosto eh, veloce ecco perché viceversa viene giocata donna di 8 con l'idea sia eventualmente di difendere qualche spinta qua sul lato di Donna che prepararsi a dopo la ritirata del re a portarsi eventualmente sulla colonna H. Si prosegue con la spinta H4, quindi ancora una volta magari l'idea di Capablanca è quella di provare a spingere H5 e poi attaccare facilmente il pedone nero che a quel punto non sarebbe più difesa del re. Ma sarebbe semplicemente uno stuzzichino per le torri in vista del boccone grosso che ci sta dietro. E ora il problema principale del nero è che non può neanche sfruttare tanto l'attacco sul lato di donna perché, per esempio, sulla spinta B6 segue torre H2, dopodiché è molto facile qui aprirsi la strada per le torri. Uh, alternativamente, anche la spinta A5, magari con l'idea più di aprire la via direttamente al proprietore, fa seguire B5 quindi questo pedone. Non si sposterà di mezzo, quindi la torre non è aperta e in più ora il bianco potrà anche decidere eventualmente di chiudere tutto e buttarsi tutto sul lato di re oppure eh, eventualmente anche aprire e a quel punto si troverebbe già con la torre su colonna semiaperta. Ok ecco perché viene giocata la gc, g7 come previsto per portare i torri eventualmente sulla colonna h. E ora arriva proprio la spinta H5. Ok, d'accordo. Abbastanza ovvio che non si può prendere questo pedone perché comunque poi si fornisce il boccone ai pezzi del bianco. Per cui viene giocata prima Torre H8 preparandosi alla ritorsione con un po' d'anticipo. Quindi chiaramente qui, se il bianco prende, il nero riprende, poi la Torre si trova su colonna aperta e potrà contrastare l'arrivo del bianco. Ehm, ok, quindi chiaramente questa variante non è a vantaggio di capablanca perché fornisce gioco al proprio avversario. E per cui prima. Attore H2, di modo che sia il bianco a trovarsi su corona semiaperta nel caso Nero Catturi, è subito pronto a riprendere il pedone. E ora eh, tra i gioca donna C7, quindi questa è una mossa che mantiene la donna con un occhio su quello che succede sul lato di donna e in più permette all'altratore torre di unirsi subito all'attacco quando servisse. Donna C3, anche questa è una mossa simile, il bianco prova a riconcentrarsi un attimo sia sul lato di donna che un, su un eventuale attacco a raggi X sul monarca avversario per cui donna C8 nuovamente e qui re F2 è chiaro che il nero non è che abbia tanti giochi può più o meno solo eh, fare mosse avanti e indietro nella speranza che magari sia il bianco a aprire per primo la posizione per ritrovarsi eventualmente pronto a contrastare l'attacco dell'avversario per cui donna C7 nuovamente torre BH1 ora sembra che sia possibile anche aprire in realtà la posizione qua nell'angolo è ben difesa sia dall'altra torre che da re e cavallo quindi per ora il nero ha veramente poco da temere e quindi si continua con torre a g8 ora eventualmente si potrebbe anche pensare eh, Dio, no, di catturare qui però alla lunga non si sa mai che possa succedere se il bianco volesse riconcentrarsi viceversa sulla ridonna magari il nero potrebbe anche decidere di aprire giochi in qualche modo con le due torri già pronte a balzare sul lato di re per cui donna 1 qui mossa che tiene d'occhio entrambe le parti della scacchiera torre b8 altra rimiscolata di carte del nero la donna 3 ok la donna sembra lasciare a questo punto il lato di re però capablanca ha già in mente che di qua non si andrà da nessuna parte per cui forse è il caso di cominciare a preparare un attacco dall'altra parte della scacchiera Torre BG8, ancora temporeggiata del nero e ora arriva il cambio di rotta. E effettivamente, qui il bianco passa nuovamente all'attacco sulla avendo avendolo preparato pure col posizionamento della propria regina. Eh, che succede? C'è la minaccia di B per A perché è attaccato doppio. Quindi, se il nero non vuole perdere un pedone, dovrà in qualche modo gestire la situazione. Eh, viene catturato direttamente. Eh, no, con il pedone A, quindi A per B5. E eh, a questo punto piuttosto invece che giocare subito A per B5 che comunque sembra promettente perché questo lascerebbe un tempo eventualmente al nero per far rientrare eh, le torri per esempio in A8 volendo, prima viene giustamente giocata la spinta che sancisce la chiusura del lato di Re. Ossia H6 scacco. E questo sfrutta anche il fatto che la posizione del re sia piuttosto precaria e lo costringe in F8 bloccando entrambe le torri. Questo, effettivamente, è un vantaggio strategico del bianco enorme perché ora potrà in qualche modo aprire il lato di donna, anche a costo di perdere un pedone. però sarà sicuramente il più veloce a portare le torri in gioco. Quindi, mossa ancora a capablanca, può far fuoco sul pedone B5. Quindi si riporta in parità. Di materiale e ora, qui effettivamente, se venisse giocata C per B, seguirebbe purtroppo C6 scacco. Questa piccola manovra tattica che permette al bianco di guadagnare un pezzo, quindi non si può ricatturare quel pedone. Quello che si può fare, però è togliere il re di mezzo. e Eventualmente prepararsi a giocare a torre 8 con guadagno di tempo sulla donna, però prima cosa B6 quindi il bianco che guadagna per primo il tempo sulla donna. Però questa donna dove va? Perché di, di, a questo punto oltre a averci il re come intralcio, il re che si è appena spostato, il nero dovrà mettere la donna sull'ottava traversa per intralciare le torri. E in questo caso lo viene messa in donna B8 per cercare in qualche modo di impedire qualche ingresso furtivo del bianco. Però torre A1, intanto il bianco è già lì pronto per sostenere eventuali entrate. Vero, non ci sono problemi per l'entrata in ottava traversa, ma in settima, qualche dubbio c'è per cui intanto eh, il nero prova a smobilitarsi per esempio torre C8. Ora qui non si può giocare una mossa come donna 8, semplicemente perché il bianco può giocare la donna in A7, e dopodiché, un eventuale cambio. Oppure oh, il, il nero sta fermo, ma non certo si avvantaggia strategicamente. Su un eventuale cambio c'è cioè B per assetto, 7 da questo pedone diventa difficile da reggere. Per esempio, si può bloccare per un momento con la torre. però dopo un po' di mosse è abbastanza ovvio che il bianco ha troppi attacchi gestibili, e quindi troppi attacchi non gestibili da parte del nero. E quindi, per esempio, può portare in gioco pure questo cavallo la situazione qua crolla in men che non si dica per il nero quindi che fare prima torre c 8 eventualmente cominciare a portare le torri dall'altra parte per poter poi svicolare il re toglierlo di mezzo un'altra volta eh, però sono tutte manovre molto lente che permettono donna b4 quindi si apre direttamente la linea alla torre il che potrebbe essere pericoloso anche perché si può, potrà porre la torre in a7 dove attacca indirettamente B7, un pezzo molto meno sacrificabile della donna quindi sarà più difficile da gestire per il nero per cui torre HD8 ancora una lenta manovra da parte di Treibal torre A7 come previsto e ora Re F8 ora il problema di questa specie di trasloco dei pezzi neri è che la donna rimane molto chiusa praticamente non ha via di fuga e quindi anche questo è un fattore che va considerato tra l'altro notate come alla fine della fiera il bianco si è riuscito a mettere tutti i pedoni a forma di V nonostante questa sembri una posizione molto chiusa eh, quello che vuole dimostrare Capablanca è che nonostante il nero possa chiudersi a riccio quanto vuole alla fine riuscirà comunque a sfondare perché uno di questi problemi che può avere un giocatore in attacco qui è che chiuda troppo la posizione per i propri pezzi e non riesca a sfondare anche perché qui l'unico punto su cui si può sfondare senza perdere del materiale pesante è il punto B7 questo pedone qua in fondo, però d'altra parte è anche difficile da attaccare perché a parte una torre e eventualmente un cavallo portato magari in A5, poi con quali altri pezzi lo può attaccare il bianco? Quindi, eventualmente, balla qui sta effettivamente sperando che il bianco non riesca a sfondare. E forse c'è anche qualche speranza che non sia proprio mal reposta. Ad ogni modo. Torre H1 e il bianco prova a portare l'altra torre in gioco sulla di donna alfere 8. Ok, qui l'alfiere prova a togliersi di mezzo. Eventualmente, questo permetterà, forse, di poter difendere il pedone con la torre. E una volta spostata la torre, magari anche col cavallo. Quindi, una posizione del genere sembra che il nero riesca a reggere. Il problema è che non si può spostare la torre, perché, per esempio, dopo questa mossa c'è il problema che la donna. Rimane mezza intrappolata. Ora, in questo caso non funziona perché c'è ancora a disposizione l'altra torre che difende, ma vedremo nelle altre varianti cosa potrà succedere. Comunque, in partita è stata giocata g 8. Quindi, il re si porta completamente fuori dai giochi per lasciare il più spazio possibile ai propri pezzi e qui torre da 1 in A4. L'altra alternativa possibile poteva essere cercare eventualmente di cambiare la donna per le torri, però questo fornisce enorme vantaggio al nero: che, ok, fa un cambio più o meno alla pari, e in più uh, le torri respirano, perché ora potrà piazzarle sulla colonna, semplicemente sostenendole con la, eh, in qualche modo l'ingresso, per esempio anche con questo scacco, o comunque mettendo la torre già presente sulla colonna in una casa che non è difesa, dopodiché potrà anzi svilupparsi pure all'attacco quindi chiaramente capablanca evita questo sbaglione gioca a torre da 1 in a4 la torre va avanti per eventualmente infilarci dietro pure l'altra donna oppure per comunque fare un po' di strada al cavallo che potrà entrare da qualche parte, comunque re f8 il nero è ancora qui che mescola i pezzi, donna 3 re g8 e re g3, qui ci sono un po' di mosse a perdere tempo, tanto il nero non è che vada da nessuna parte. Qua si gioca donna 1. Re G8, Re G3, Re F8, Re G2, Alfiere 8 e la cavalla 2. Ok, il cavallo sembra cominciare a fare il percorso che lo porterà verso la casa 5, però ancora non si capisce bene come il bianco riesca a far fruttare questo attacco. Ora a questo punto non si può più difendere il pedone con. Eh, torre di 7 perché poi il bianco entra e fa fuori la donna ok ora c'è il, il triplice attacco insomma la duplice difesa su A8 quindi il nero perde materiale e quindi viene giocata al fere di 7 con quale idea? quella di spostare poi la torre eventualmente infilarci il cavallo a difendere è vero la situazione non è proprio ottimale però e di fatto, se il bianco vorrà arrivare col cavallo in A5, dovrà interrompere l'attacco di donna e torre. Quindi torre a 8 non sarà più possibile. Quindi sembra che il nero si riesca a salvare per il rotto della cuffia. Però attenzione, cavallo B3. Ancora mossa torre 8, si prepara a portare il cavallo in difesa. Viene giocato, appunto. Cavallo A5. E il nero si salva con cavallo di 8. Qui torre a 8 non è più possibile perché eh, appunto non è più difesa degli altri pezzi del bianco e quindi forse Capablanca è arrivata a uno stallo, non può più riuscire a andare avanti. In realtà qua trova la mossa partita che riesce a sfondare tutto. Difatti, il problema è che qui in nero è che questo alfiere inchioda il pelone B6 e a questo punto di fatto Capablanca ha giocato alfiere a 6. Ok, l'alfiere è in presa, d'altra parte però se non viene preso... Comunque, poi eh, questo pedone cade, per esempio su, su reggi 8 c'è alfiere per b7, dopodiché cade il primo pedone crolla tutta la diga. Okay, si può far fuori questo alfiere che altrimenti prenderebbe la torre, però poi il bianco entra e alla fine fa fuori pure l'alfiere. Per cui, qui l'unica è sperare è prendere questo alfiere, il problema è che però cade l'alfiere di 7, quindi. Pari di fatto, per ora si trova con questo pedone facile da attaccare, pure questo è facile da attaccare. Viceversa, il bianco ha questo portentoso pedone passato sostenuto. Che strategicamente già vuol dire vittoria. Comunque, non si dà per vinto Treibal, gioca Torre ai 7 e qui c'è il colpo tattico finale che permette una semplificazione. Con netto vantaggio al bianco, un altro sacrificio per l'appunto torre per d8 scacco un sacrificio di qualità. A cui, fondamentalmente, se vuole tenere in pari il materiale il nero, dovrà catturare torre per di 8. Però lascia libero cavallo per c6 con questo scacco di famiglia reale. E di conseguenza, quindi il bianco recupera materiale e vince la partita. Perché qui, effettivamente, Trebal ha abbandonato. Ma vediamo, per esempio, si sposta la donna per salvarla. Segue cavallo per e 7, re per e 7, dopodiché crolla questo pedone diventa praticamente impossibile da difendere questa posizione con questi due personaggi passati e il bianco che sta per entrare in settima con la torre. Nessuno può dirgli niente, o anche se non ci arrivasse con la torre, perché magari il nero difende con eh, torre di 7, ma comunque può, può avere accesso lo stesso con la regina dopo. Quindi nessun problema. Andiamo a cercare di capire, però, se il nero ha fatto qualche errore prima. In realtà. Eh, questa manovra a tenaglia di Capablanca funzionava più o meno in tutte le varianti. Per esempio, ben prima ehm, che si fosse arrivata a questo punto, qui era stata giocata alfiere D7 con l'idea di spostare la torre per far accedere il cavallo, quali altre risorse c'erano? Supponiamo che il nero viceversa avesse stergiversato con re G8. Il problema è qui che dopo cavallo B3, re F8, cavallo A5 questo pedone non può più essere retto dal cavallo, quindi l'unico modo è giocare torre D7, però abbiamo visto che questo non funziona e più o meno per il sottomotivo, perché qui il bianco comunque può dare il cavallo e dopo torre per D7 però si ritrova col problema della donna intrappolata. Quindi anche qui il nero perde materiale pesante e con esso la partita. Ebbene la formazione dei pedoni a V, sebbene chiude tantissimo il gioco per K blanca, uno che i finali se li mangia a conazione non poteva che finire. Diversamente, con questa vittoria ottenuta per un piccolo buco praticato in questa struttura che eh, si è rivelata quindi un castello di carte. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto. Ciao ciao.